Se siamo in zona arancione, la colpa è di Pierluigi Lopalco, non usa scorciatoie, l'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice coordinatore regionale della Lega Salvini Puglia, che interviene sulla crisi Covid-19 chiedendo le dimissioni del neo assessore regionale. La sanità regionale dell'assessore Lopalco, dice Chiarelli, gestita da manager nominati da lui e da Michele Emiliano, sta vanificando i sacrifici di migliaia di pugliesi costretti a rimanere in zona arancione, di imprenditori e commercianti che non sanno a che santo votarsi. Ho manifestato fortemente quel malessere che ormai è diffuso fra i cittadini pugliesi. Quello che è accaduto nella seconda fase è veramente umiliante per tutti i pugliesi, per tutti i cittadini, considerato che avevamo un assessore, che oggi abbiamo l'assessore Lopalco, che è assessore alla sanità ed è stato colui che ha gestito la prima fase, quindi obiettivamente vi è stata una superficialità, per usare un eufemismo, nella conduzione da parte sua di Emiliano e nella preparazione della seconda ondata che si sapeva. Io non vorrei che i cittadini pugliesi dimenticassero che Emiliano insisteva che si votasse ancora prima di settembre, proprio perché vi era la certezza di questa nuova risalita dell'epidemia. Quindi da parte vostra c'è una richiesta di dimissioni molto dura. Mi aspetto un atto di responsabilità, almeno uno e per la prima volta, da parte di un componente della Giunta Emiliano.